Benvenuti a questa nuova puntata di Electric Motor News. Ciao Serena. Ciao Marcello, benvenuti a tutti. E qua è uno scenario inconsueto per noi. Siamo sui laghi di Avigliana perché seguiremo in questa puntata tutto quello che succederà, che è successo in questo memorial di Gianmario Bertolino, che è una persona che si è occupato per molto tempo di barche solari, e questa è stata organizzata questa manifestazione qui nel lago grande di Avigliana. E abbiamo fatto anche salire la nostra Serena in una barca solare. Che impressione ti ha creato questa navigazione silenziosa? È molto bella, è vero, è molto silenziosa. E poi è incredibile il fatto di questa energia ricavata dai pannelli solari. Penso che sia l'energia del futuro. E tra l'altro anche la tua amica, che ci ha dato una mano nella backstage, Ilaria. Ilaria di Cesare, sì. E ci ha dato anche una mano lei, e anche lei ha avuto occasione di salire, l'ho vista molto contenta. Sì, sì, infatti. E dovrebbero provarla tutti. E noi dobbiamo ringraziare anche a Paolo, che è la persona che è nell'altra barca qui di fronte a noi, che ci sta riprendendo insieme a Licia Gobbi e a Ilaria, che ci ha aiutato in questa puntata di Electric Motor News, e anche al signor Francesco, che è qui con noi e che è il figlio di Senofonte Ambrosini. È il signore più anziano che ha gareggiato in questa gara di Avigliana, ha 82 anni e pensate, dopo aver preso la pensione si è dedicato a costruire barche solari, ne ha costruito ben 5. Quindi una persona che invece di andare a giocare a carte al bar si dedicava a costruire barche oltretutto ecologiche, quindi un bel esempio. Sì, sì, infatti, poi tutto arzillo. Infatti. E quindi noi adesso vedremo l'ultima puntata prima dell'estate insieme alla nostra Serena, insieme a voi, da qui dal lago di Avigliana. E per iniziare la puntata vediamo subito le due chiacchiere fatte con Wilfried Steiner, un personaggio interessante presente alla gara, cioè del governo della Carinzia. Vediamo cosa da dirci. E in questa manifestazione di Avigliana, il memorial Gianmario Bertolino, c'è una persona che arriva dalla Carinzia, dall'Austria. Si tratta di Wilfried Steiner, che lavora per il governo della Carinzia. Good morning, and I present you. You are the government functionary from Carinz. Yes, good morning. I'm responsible for Kärnten-Wasserreich, Carinzia, il regno dell'acqua. Sì, buongiorno. Sono responsabile di Carinzia, il regno dell'acqua. E sono qui perché ieri c'è stato un seminario riguardo l'ecoturismo e ho avuto un ottimo approccio. Ho parlato con il presidente dell'ente Parco Laghi di Avigliana riguardo questi laghi, particolarmente il Lago Grande, e coopereremo in futuro nel settore dell'educazione ambientale, anche perché organizzeremo una gara di barche solari in Carinzia, quindi collaboreremo anche in questo settore. Education, environmental education, of course, and also we will organize a solar boat race in Carinzia, and we will also cooperate in this field. And I visit a lot of times the lakes of Klagenfurt, near Klagenfurt, and I saw that they are very interesting. Ho visitato molte volte i laghi che ci sono vicino a Klagenfurt e so che là c'è un'importante azienda che produce barche solari. Yes, there are also some solar boats in Carinzia, and we will cooperate. Sì, ci sono anche delle barche solari in Carinzia e collaboreremo anche in questo particolare. Abbiamo in Carinzia la maggiore azienda che produce pannelli solari in Europa. Da sola produce circa il 70% di tutti i pannelli solari in Europa. È la Green One Tech, un'azienda di Sanktveld, che è una piccola cittadina a circa 30 km da Klagenfurt. Down about 20 km from Klagenfurt. There are also different projects there in Carinzia about these environmental problems. Anche là in Carinzia ci sono diversi progetti che riguardano i problemi ambientali, dell'ambiente in generale, come qui ad Avigliana. So che in Austria il problema ambientale è molto sentito. They put a lot of attention in the question of environment. Yes, the environmental politics is very, very important in Carinzia. It's very important to use the... Sì, le politiche ambientali sono molto importanti. In Carinzia è molto importante usare le energie rinnovabili. Circa il 60% dell'energia usata in Carinzia è energia pulita. E noi proteggeremo anche l'acqua. I laghi sono molto puliti e quasi tutti i laghi della Carinzia hanno acqua potabile. Lei può bere l'acqua dei laghi della Carinzia e l'acqua delle abitazioni proviene per il 70% dalle montagne. Per questo noi diciamo Carinzia, regina delle acque. You can
drinking water of the of the Carinthian lakes, and at home you can also drink the water. It's 70% of the water you drink at home is water from the mountains, from mountain springs. It's a very, and therefore we call Carinthia kingdom of water. Thank you very much for your... Grazie per le sue parole, e ovviamente noi saremo molto contenti di poter seguire le vostre iniziative e le gare di barche solari che verranno organizzate, non so se sarà per quest'anno o per l'anno prossimo. For this year or for next year? It will be maybe next year or in the year... Probabilmente l'anno prossimo, nel 2009, noi organizzeremo la regata di barche a propulsione umana. Forse sarà il campionato mondiale di questa specialità. E voi sarete invitati per venire in Carinthia a vedere l'ambiente e anche vedere il bel paesaggio della nostra regione. Grazie di questo invito, e ovviamente saremo molto contenti di andare là insieme a Serena Zappa e di fare una puntata speciale della Carinthia. Grazie.